Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente, ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra». Nel Vangelo di Luca, Gesù pone una domanda drammatica che sempre ci fa riflettere. Il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? O troverà soltanto organizzazioni, un gruppo di imprenditori della fede, tutti organizzati bene, che fanno delle beneficenze, tante cose? O troverà fede? Il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Questa domanda sta alla fine di una parabola che mostra la necessità di pregare con perseveranza senza stancarsi. Dunque possiamo concludere che la lampada della fede sarà sempre accesa sulla terra finché ci sarà l'olio della preghiera. La lampada della vera fede della Chiesa sarà sempre accesa sulla terra finché ci sarà l'olio della preghiera. È quello che porta avanti la fede, che porta avanti la nostra povera vita, debole, peccatrice, ma la preghiera te la porta avanti con sicurezza. È una domanda che noi cristiani dobbiamo farci. Prego? Preghiamo? Come prego? Gesù.